Non è come una banca, cioè c'è già un progetto, c'è già una comunità, c'è già una serie di contenuti, ma non c'è neanche, credo tecnicamente ancora, fosse una banca, e quindi non è facile trovare delle aziende che pongano la comunicazione e il digitale prima di tutti gli altri processi. Io posso presentarvi i nostri due ospiti che questa sera ci accolgono, diciamo, e ci raccontano, ma soprattutto credo vi chiederanno delle cose, perché conoscendovi entrambi, l'altra volta ho detto adesso vi racconteremo un sacco di cose, ho cominciato a fare delle domande a voi, quindi preparatevi. Grazie di essere intervenuti in questa occasione, che è un'occasione inusuale per modi, per contenuti, dove però il fatto che sia inusuale non significa che non sia attuale. Questa è una banca che si sta costruendo, nasce quindi dopo un decennio dallo start-up dei nuovi modelli della digital economy in senso lato. Nasce con dei media che sono dei media nuovi, nasce con un sistema di intersezione delle opinioni che è molto più forte di quello che ci poteva essere 10 anni fa, ma devo dire che è molto più forte di quello che probabilmente c'era 2 anni fa. Esiste una piattaforma di ascolto dove noi abbiamo ricevuto credo più di 600 suggerimenti fra opinioni, contestazioni da quasi 2000 persone che ogni giorno ci raccontano come vorrebbero la loro banca. È un po' come se stesse prendendo forma una banca secondo natura, appunto una banca che cresce come avesse vita propria, e la vita è quella che è data dalle persone che stanno dando un contributo. Nei prossimi giorni contiamo di superare le 1000 idee. 1000 idee è tanto, e sono idee che possono essere seguite, che possono essere votate, che vengono ordinate dalla più significativa a quella anche più balzana, ma che comunque può essere un contributo utile. Una banca che ancora non esiste ha un livello percepito di qualità e di interesse ed è seguita in modo straordinario. Questo perché crediamo di aver interpretato un bisogno profondo, e questo bisogno profondo è quello di cambiare il modo di costruire una banca, e il modo di cambiare veramente è ascoltare e ordinare e essere disponibili anche a mettere in discussione delle logiche che sono ormai profondamente radicate. Io mi sono letto una cinquantina delle idee che erano di fare. Secondo me di quelle 50 che ho letto io se ne possono fare 2 in una banca. E io chiedo, scusate, le altre 48 perché non sono fattibili? E in realtà la vera sfida è, e quindi arrivare a raccogliere 40, 50 idee fattibili è comunque un numero significativo, ma non è sufficiente. Non è sufficiente per arrivare a essere certi che i 48 no siano dei no, non figli della resistenza al cambiamento, quanto invece debba essere lo stimolo per una riflessione attenta. Cioè la domanda è centrata, e guardate, io lo dico, vale per una banca, ma forse vale più in generale. È il tema dei 48 no, capire bene ed essere certi, perché probabilmente trovare e avere la capacità di dire dei sì lì dentro fa la differenza fra una commodity e un'esperienza positiva.